Hare Krishna, ben ritrovati a tutti e a tutti. Hari, Hari. Allora, il titolo dell'incontro di stasera è come posso superare i dubbi che mi sorgono quando leggo le scritture? Bene, infatti vediamo che è abbastanza comune che quando una persona inizia ad approfondire anche gli insegnamenti delle scritture autentiche come la Bhagavad Gita o altre scritture rivelate, scopra dei punti o delle affermazioni che sembrano, almeno sembrano contraddittorie, o riceve delle informazioni che possono suscitare dei dubbi. Delle volte nelle scritture vediche troviamo descrizioni di mondi fantastici o di imprese miracolose mai viste dall'uomo moderno, che è compiute da grandi saggi del passato o da Krishna, dai grandi avatar. Allora, una persona potrebbe dire: ma sarà vero, non sarà vero? Cioè, possono sorgere dubbi a riguardo della veridicità di certe affermazioni, oppure, come ho appena detto, oppure vedere che certe affermazioni dei maestri o delle scritture in un certo punto, in una particolare sezione, parte delle scritture, si contraddicono con altre affermazioni di altre parti o di altre scritture, della stessa scrittura o di altre scritture, quindi può succedere questo. Allora, la domanda è: come posso superare i dubbi oppure capire che proprio effettivamente ci sono delle contraddizioni o degli errori o delle esagerazioni nelle scritture? Sono diverse idee, no? Intanto vediamo cosa dice Prabhupada sul dubbio. Dice lo Srimad Bhagavatam nel terzo canto, 26° capitolo, il verso 30, Prabhupada dice: il dubbio è una delle funzioni importanti dell'intelligenza. L'accettazione cieca di qualcosa non è prova di intelligenza. Quindi qui Prabhupada dice che effettivamente il dubbio è una delle funzioni importanti dell'intelligenza. Quindi accettare ciecamente qualcosa non è prova di intelligenza. Quindi non è negativa. Di solito è chiaro, noi sentiamo quando uno dice, quando inizia a studiare le scritture, si dice: beh, bisogna accettare, le scritture dicono la verità così com'è, cerca di accettarla, no? Accontentati di quello, prendila così com'è, che non è del tutto sbagliato, poi ci arriviamo. Però intanto, quando una persona si avvicina, inizia a approfondire gli insegnamenti delle scritture, il dubbio che sorgono, i dubbi che sorgono, no? Le perplessità che sorgono in questo studio, in questa lettura, sono naturali, sono delle funzioni importanti dell'intelligenza, quindi avere dei dubbi è naturale. L'accettazione cieca invece non è prova di intelligenza, dice Prabhupada. C'è anche un proverbio bengalese che dice che troppa devozione nasconde un ladro. Quando le persone accettano troppo facilmente le cose senza averle analizzate, senza averle, no, sviscerate, senza avere valutato bene le cose, c'è un problema. Sta adottando un atteggiamento esteriore un po' artificiale, e poi che poi nel corso del tempo comunque verrà esposto sicuramente, no? Cioè, nessuna persona può arrivare a alte realizzazioni spirituali senza aver fatto un lavoro di approfondimento, di trasformazione, di valutazione, di considerazione profonda degli argomenti che sta studiando, che vuole comprendere. Quindi Prabhupada conferma, continua nella spiegazione, dice: per coltivare l'intelligenza all'inizio dovremmo essere dubbiosi. Quindi il dubbio all'inizio, dice, dovremmo essere, quindi come dire,
cerchiamo di capire, non accettiamo ciecamente, non accettare passivamente le affermazioni, anche se vengono da grandi personalità, persone carismatiche o da testi famosi. Cioè, come posso io andare contro i testi? No. No, certo, non dobbiamo metterci in contrapposizione, ma neanche accettare, in contrapposizione, non sfidare, ma neanche accettare ciecamente. All'inizio l'atteggiamento equilibrato è quello, sì, vediamo, valutiamo, se qualcosa non mi torna, voglio capire, chiedo, cerco di capire, vado in profondità, voglio arrivare a una comprensione chiara, soddisfacente. Altrimenti come posso continuare in questo studio? Quindi, ripeto, il dubbio è una delle funzioni importanti dell'intelligenza. L'accettazione cieca di qualcosa non è prova di intelligenza. Per coltivare l'intelligenza all'inizio dovremmo essere dubbiosi, quindi va bene. Dovremmo essere, quindi è consigliato capire bene. Come dice Prabhupada, uno studente intelligente fa molte domande, vuol capire bene le cose. Ma, vediamo qui, Prabhupada adesso accenna al prossimo fase, ma il dubitare non è molto favorevole quando si ottengono le informazioni dalla fonte appropriata. Quindi nel nostro percorso di approfondimento, di studio, di ricerca, quando arriviamo a trovare una fonte appropriata, una fonte di conoscenza autorevole, coerente, no? Testata nel tempo, allora continuare a dubitare non è favorevole. Però, di nuovo, prima di accettare una fonte, dice, ma chi mi dice che è appropriata? Allora, approfondiamo. Come ho detto prima, non, Prabhupada dice, non con lo spirito di sfida. Quando incontriamo per esempio un vero guru, un vero maestro, se una persona si avvicina con lo spirito di sfida, il guru si tira indietro, resta neutrale, dice va bene, lascia, perché sa già che con quell'atteggiamento non andrà lontano la persona, quindi non sta tanto. Se invece una persona dice voglio capire, no? Voglio capire, ho necessità di capire bene come mai questo è così, quello è, e chiede. Con rispetto, no? Con mente aperta, con umiltà, allora sì, allora è un candidato adatto per ottenere la vera conoscenza. E in quel caso il maestro, il guru, ma anche le scritture sono vive, poi vediamo cosa Prabhupada ci insegna, è molto interessante che c'è una reciprocazione. Specialmente quando veniamo in contatto con la conoscenza spirituale c'è una reciprocazione. Quindi, quando arriviamo a una fonte appropriata, allora dubitare diventa sfavorevole. Nella Bhagavad Gita, Prabhupada aggiunge, il Signore dice che mettere in dubbio le parole dell'autorità è causa di distruzione. Addirittura qui dice, prima dice sì, prima è necessario avere dei dubbi, essere dubbiosi, fare domande, però quando trovi la fonte appropriata, se continui a essere dubbioso, quello distrugge, no, come dire, distrugge la tua evoluzione, non ci sarà progresso, la persona è bloccata. E qui si riferisce alla Bhagavad Gita, e vi leggo direttamente dalla Bhagavad Gita, questo verso al quale si riferisce Srila Prabhupada, un verso molto bello, è anche sono parole di Krishna, l'autorità suprema, quindi l'autorità suprema che ci dice parole anche forti, come un monito, un avvertimento, attenzione, attenzione, qui potete ricevere tutti i tipi di benefici, la Bhagavad Gita spiega, no? Che una persona può ottenere ogni tipo di successo nella vita se assimila la scienza spirituale, la applica nella propria vita. Però nel quarto capitolo, verso 40, Krishna dice anche, attenzione, ma la persona
Ma la persona ignorante e priva di fede, che dubita delle scritture rivelate, non sviluppa una coscienza divina e si degrada. Per chi dubita non c'è felicità in questa vita e neanche nella prossima. Quindi già si capisce, come dire, come fase preliminare dubitare è normale, è necessario, è una fase di passaggio, ma quando troviamo, no, qui dice chi dubita, quando troviamo qualcosa di autorevole, di vero, qui parla delle scritture rivelate, dice Krishna, quindi quando troviamo qualcosa di vero, come ho detto prima, di autorevole, di testato, e continuiamo a dubitare, allora non c'è felicità in questa vita e neanche nella prossima. E Prabhupada, una spiegazione molto interessante, dice: tra tutte le scritture rivelate, autorevoli, la Bhagavad Gita è la migliore, ma certe persone, più simili agli animali che agli umani, non hanno alcuna conoscenza delle scritture né fede in esse. Ci sono poi coloro che le hanno lette, cioè sono quelli che proprio non hanno nessuna fede nelle scritture rivelate, e ci sono poi coloro che le hanno lette e sono capaci di citarne alcuni passi, ma non accordano loro alcuna credibilità. Cioè, dice, leggono, hanno letto, sì, ho sentito, in quella scrittura dicono quello, dicono quell'altro, però non ci credono veramente. Oppure, se hanno fede nelle scritture, come la Bhagavad Gita ad esempio, non riconoscono né adorano Dio, Sri Krishna. Quindi la Bhagavad Gita mi piace, ma non adorano Krishna. Quindi, come dire, ma la Bhagavad Gita ti porta là. Capito? Cioè, mi piace la conoscenza, cioè, è saggio, ma non arrivano a fare il passo da ricercatori diventare praticanti, praticamente, perché quello è l'insegnamento della Bhagavad Gita. Se tu vuoi la realizzazione completa, se vuoi il successo spirituale, naturalmente devi diventare uno yogi, dice Krishna, non è che devi solo stare, no, a teorizzare, a leggere, bisogna poi approfondire. Quindi Krishna, qui Prabhupada mette diverse categorie di persone. Qui dice, nessuno di loro, cioè alcuni non hanno fede per niente, altri ne conoscono i passi ma non sono veramente convinti, altri hanno un po' di fede nelle scritture ma poi non adorano Dio. Quindi nessuno di tutti questi, dice, nessuno di loro potrà quindi fissarsi nella coscienza di Krishna, ma tutti dovranno tornare alla vita materiale. Avvertimento forte, però è pratico, qui esperienza pratica di vita. Vediamo, qui gli acciari hanno visto, Prabhupada ha visto tante cose quando scrisse questi commenti alla Bhagavad Gita, già aveva fatto l'esperienza di tanti anni col suo maestro, in India c'è di tutto, tutti i tipi di proposte, di spiritualità, di filosofie, di forme, diversi modi di applicare la spiritualità. Però nessuno di loro, finché non c'è come dire, una comprensione chiara, non si può trovare veramente, non riescono a fissarsi nella vita spirituale, nella coscienza di Krishna, nella coscienza spirituale, ma ritornano di nuovo alla coscienza materiale. Continua dicendo, coloro che mettono continuamente in dubbio le scritture, cioè come dire, all'inizio va bene, abbiamo appena detto, l'ha detto Prabhupada, all'inizio va bene, cerchiamo di capire perché dice qui, perché esiste davvero queste cose fantastiche, come mai queste affermazioni, cerchiamo di capire, ma se continua a mettere in dubbio, dopo che ha ricevuto delle risposte logiche, soddisfacenti e chiare, e qui c'è da dire, come sai, non c'è più sordo di chi non vuol sentire, se una persona è troppo ancora legata, attaccata al suo modo di essere, alle sue abitudini, quando le scritture dicono guarda che però quella cosa non ti fa bene, ostacola il tuo progresso spirituale, lui se è troppo attaccato a quella cosa si inventerà, non riuscirà ad accettare, no ma non è giusto, è esagerato, non è così, capito? Tenderà sempre a dubitare delle semente scritture, ma dubita perché è troppo attaccato lui, perché non ha, si capisce? È lui che non è veramente aperto, onesto,
onestamente introspettivo, no? Intellettualmente onesto, no? Capito? Allora non riuscirà, non riesce, continua a mettere in dubbio le scritture. Quindi coloro che mettono continuamente in dubbio le scritture non faranno mai alcun progresso spirituale. Se non hanno fede in Dio e nel suo insegnamento, non troveranno niente di buono né in questa vita né nella prossima. Anzi, non conosceranno neppure la minima gioia. Bisogna dunque seguire, se la minima gioia, nel senso la vera gioia, sì, un po' di eccitazione materiale, ma nessuna vera soddisfazione. Bisogna dunque seguire con fede i principi delle scritture rivelate ed elevarsi così alla conoscenza pura, unica via che permette di raggiungere il piano assoluto della comprensione spirituale. Quindi ci vuole una conoscenza pura per raggiungere il piano assoluto della comprensione spirituale. In altre parole, chi dubita delle scritture non ha alcuna posizione sul sentiero dell'emancipazione spirituale. Per raggiungere il successo è necessario seguire le orme dei grandi acciari, dei grandi maestri appartenenti a una successione autentica di maestri spirituali. Srila Prabhupada Kijaya. E poi Krishna, un altro paio aggiunge Krishna, dopo aver detto: la persona ignorante e priva di fede che dubita delle scritture rivelate non sviluppa una coscienza divina e si degrada. Per chi dubita non c'è felicità in questa vita e neanche nella prossima. Il verso dopo, quindi 4.41 della Bhagavad Gita, dice: chi agisce nell'ambito del servizio devozionale, rinunciando ai frutti, Bhakti Yoga, rinunciando ai frutti delle proprie attività, e cui dubbi sono stati sradicati dalla conoscenza spirituale, è realmente situato nel sé o conquistatore di ricchezze, non è quindi più vincolato alle conseguenze dell'azione. Prabhupada spiega, breve spiegazione, dice: chi segue l'insegnamento della Bhagavad Gita così come è stato dato dal Signore in persona, si libera da tutti i dubbi. Stiamo parlando dei dubbi oggi, no? Come posso superare i dubbi con le scritture? Quindi chi segue l'insegnamento della Bhagavad Gita si libera da tutti i dubbi grazie alla conoscenza trascendentale. Parte integrante di Krishna e pienamente cosciente di Krishna è già fisso nella conoscenza del sé ed è senz'altro al di là dei legami dell'azione. Cioè la persona che segue l'insegnamento della Bhagavad Gita. Poi Krishna, dice anche il verso 42, dice: ci dà una, no, un incoraggiamento. Qui sta parlando Arjuna, ma sta parlando a noi. Tronca dunque con l'arma della conoscenza i dubbi sorti nel tuo cuore a causa dell'ignoranza. Fortificato dallo yoga, alzati e combatti. Bellissime. Bhagavad Gita sempre fresca, nuova. Prabhupada, anche nella Bhagavad Gita, sempre qui nella Bhagavad Gita, nel quinto capitolo, 25° verso, nella spiegazione, Prabhupada dice: una persona cosciente di Krishna non ha dubbi, perché è completamente libera da tutti i peccati. Quindi i dubbi sono collegati con lo stato del cuore. In altre parole, più siamo condizionati e più i dubbi sono forti, no? Più siamo dubbiosi, perplessi, no? Più siamo attaccati alla materia, e più siamo, come dire, siamo diffidenti, no? Non ci fidiamo di nessuno, neanche delle scritture rivelate, neanche dei guru autentici, magari persone esemplari, niente, cerchiamo, più siamo condizionati, perché più siamo attaccati alla materia, più siamo in competizione con gli altri, più siamo invidiosi del prossimo. E quindi anche se ci sono tante buone qualità, non riusciamo a individuarle, cerchiamo solo i difetti. Più siamo condizionati, più tendiamo a cercare i difetti. Più, al contrario, più ci liberiamo dai peccati, dalle reazioni negative delle nostre attività passate, o in altre parole, in proporzione a quanto purifichiamo la nostra esistenza, no? Viviamo nel Dharma, viviamo in modo virtuoso, in quella proporzione i dubbi se ne vanno. Dubbi, sono un corpo o sono un'anima? Sono un corpo, una mente, l'intelligenza, l'anima, chi sono? No? Man mano che noi viviamo, applichiamo, i dubbi se ne vanno.
la logica non basta, ci sono persone che sono persone molto intelligenti, hanno, no? Sono molto razionali, logici, però anche quello non è ancora sufficiente. Prabhupada, cioè, Satsarupa Das Goswami, uno dei maestri spirituali del nostro movimento, in un suo libro Appreciating Srila Prabhupada, parlando di Prabhupada, cita delle affermazioni di Prabhupada su qual è il modo in cui noi affrontiamo le scritture. E dice, scusate, qui ho tradotto dall'inglese, se non è l'italiano perfetto, però l'importante è che si capisce il messaggio. E dice, per quanto riguarda il nostro uso dell'analogia, noi usiamo, quando spieghiamo la conoscenza, Prabhupada fa tante analogie, esempi, no? Racconti, storie, no? Metafore, cioè no? Sì, analogie, no? Dei paragoni, termini di paragone. Per quanto riguarda il nostro uso dell'analogia, noi non utilizziamo l'imperfetta analogia, ma seguiamo strettamente le istruzioni degli Shastra, le scritture rivelate. Cioè, qualche volta Prabhupada dice stesso, vabbè, questo è un esempio che vi faccio, ma è un esempio che magari è limitato, non può dare perfettamente, però aiuta a capire, aiuta a capire. Comunque, sentiamo cosa dice. Quindi, per quanto riguarda il nostro uso dell'analogia, noi non utilizziamo l'imperfetta analogia, ma seguiamo strettamente le istruzioni delle scritture. La nostra autorità, dice Prabhupada, infatti miracolosamente la Bhagavad Gita così com'è ha avuto il più grande effetto, dice, fate tante edizioni della Bhagavad Gita, interpretate con analogie, racconti, metafore, interpretate in diversi modi, dice Prabhupada, nessuno è diventato devoto di Krishna. Da quando abbiamo fatto la Bhagavad Gita così com'è, migliaia di persone hanno deciso di dedicarsi al servizio devozionale, al Bhakti Yoga, al servizio a Dio. Quindi, dice Prabhupada, la nostra autorità si basa sulle scritture, sugli Shastra, non sull'analogia. Noi forniamo le analogie qui il punto è interessante, noi forniamo le analogie, dice, ma perché le usi allora? Perché usi la logica, l'analogia? Prabhupada dice, noi forniamo analogie per il pubblico in generale che non ha fede negli Shastra. Cioè la gente in generale non ha fede nelle scritture ancora e quindi noi gli portiamo, no, degli esempi logici, pratici, delle analogie per aiutarli a capire. Cioè è uno strumento necessario a capire. Aggiunge, l'analogia però non è una prova, gli Shastra sono la prova, le scritture sono la prova. Le persone sciocche non sono in grado di comprendere o accettare, per questo usiamo l'analogia. Le persone sciocche, condizionate, non sono pronte ad accettare le scritture o comprenderle, per questo usiamo l'analogia. Cioè, capite, è un gesto misericordioso degli acciari, dei maestri, ma troviamo addirittura anche nelle scritture vediche, nello Srimad Bhagavatam, dei racconti. Narada Muni ogni tanto racconta, inventa qualche storia, qualche analogia, qualche racconto per aiutare no? Una persona che si sta avvicinando, che è interessato a evolvere spiritualmente, gli racconta qualche storia per aiutarlo a capire il significato. Quindi le persone sciocche non sono in grado di comprendere o accettare, per questo usiamo l'analogia. Le conclusioni non si traggono dalle analogie, ma dagli Shastra, dalle scritture. Le conclusioni, le verità non vengono dalle analogie, ma dalle scritture. Noi, Prabhupada conclude, dice, noi non usiamo una combinazione di logica e autorità, cioè logica e scritture. No, noi usiamo l'autorità. Si capisce? Le scritture sono il siddhanta, la conclusione finale danno le scritture. La logica arriva dove può arrivare. La logica è uno strumento che ci può aiutare fino a un certo livello, ma di nuovo dipende lo sviluppo della nostra intelligenza. No? Come ho detto prima, più una persona è purificata, più coglie, più vola in alto, più la persona è condizionata, più capisce. Certo, poi l'ego fa il suo effetto, il nostro ego materiale. Prabhupada dice, in questo mondo tutti pensano che la loro intelligenza è perfetta. Tu parli con qualsiasi persona, ognuno pensa che la sua intelligenza è perfetta. Ma quella è l'influenza del falso ego, l'influenza materiale che ci fa pensare così. Ma di fatto non è così. E
Ed è proprio per questo che chi avanza spiritualmente diventa umile. Purificandosi, avanzando spiritualmente, comincia a vedere che effettivamente ho molti limiti. Cioè, pensavo di essere chissà chi, di aver capito tutto, invece mi rendo conto adesso che ho molti limiti. E quindi ha un atteggiamento umile. E in questo modo continua a progredire, in questo modo continuiamo a progredire. Poi un'altra bella affermazione di Bhaktivinoda Thakur dal Dashamula Tattva, pagina 53, un testo interessante che scrisse Bhaktivinoda Thakur, non c'è in italiano, in inglese, qui ho di nuovo tradotto, e dice: Sri Krishna possiede un'energia inconcepibile, detta Virodha Bhanjika Shakti, Shakti energia. Virodha Bhanjika significa che rimuove tutte le contraddizioni, quindi c'è un'energia. Krishna Parasya Shakti Vividai Vashurate. Krishna, Dio, ha illimitate energie, può fare qualsiasi cosa, tutta la creazione si muove attraverso le sue illimitate energie. Però ce n'è una particolare che si chiama appunto quella che Virodha Bhanjika Shakti, quella che rimuove le contraddizioni, è un'energia di Krishna. E Bhaktivinoda Thakur dice: per l'influenza di questa energia, tutti i principi e le nature apparentemente contrarie, contraddittorie, sono unificate ed eternamente presenti. Cioè, in altre parole, quando una persona viene toccata da questa energia, che è una trasformazione dell'energia spirituale, Chit Shakti, no? Sono tre energie, energia spirituale, se è l'eternità, conoscenza e felicità. Conoscenza e Chit, l'energia Chit di conoscenza ha questa caratteristica, no? Ha questa capacità di rimuovere le contraddizioni. Quando una persona è toccata da questa energia spirituale, le contraddizioni scompaiono, cioè quello che sembra, no? Infatti dice: nature apparentemente contrarie o contraddittorie sono unificate ed eternamente presenti, vuol dire sono parte della vita. Quando una persona, questa è un'esperienza pratica che gradualmente possiamo fare nel nostro progresso spirituale, man mano che progrediamo, diciamo, non siamo più disturbati dalla dualità, non vediamo più la dualità, non vediamo più un problema nel fatto che ci sia un'affermazione che sembra diversa dall'altra o contraddica un'altra. No, comprendiamo che sono ambedue vere, ambedue giuste, solo riguardano diverse situazioni o stanno dando un insegnamento specifico per una particolare situazione, una particolare desha kalapatra, una situazione, persona e condizione particolare. Così alle volte un guru, un maestro spirituale autentico, o Krishna stesso, a diversi tipi, o Chaitanya Mahaprabhu, i grandi maestri, quando parlano con diverse persone danno istruzioni che sembrano contraddittorie. Chaitanya Mahaprabhu diceva a qualcuno: lascia tutto, vieni a stare con me. Questi pochi casi, ma qualche volta l'ha fatto, e agli altri la maggioranza diceva: no, resta a casa tua, vai avanti a fare la tua vita, pratica, no? Pratica la coscienza di Krishna a casa tua, studia la Bhagavad Gita, recita il santo nome. Così non è contraddittorio, semplicemente considera la condizione, le persone, il luogo, le condizioni. E così anche l'insegnamento delle scritture sono dati a diversi livelli. Alle volte si parla del livello assoluto, alle volte si parla da un livello più relativo della persona condizionata. E quindi si dà, come qui Prabhupada abbiamo già visto all'inizio della spiegazione, dice: il dubbio è una delle funzioni importanti dell'intelligenza. Per coltivare l'intelligenza all'inizio dovremmo essere dubbiosi. Quindi qui incoraggia a essere dubbiosi. Subito dopo cita Krishna che dice: Chi dubita sarà distrutto. Dubitare delle parole dell'autorità sarà distruzione. Però dubitare quando ottieni la vera conoscenza, capito? Sembra quasi contraddittorio. Prima incoraggia a essere dubbioso, poi invece dice che ti rovini se sei dubbioso. Dipende, quindi bisogna capire bene in che circostanza sta parlando. All'inizio è giusto, dopo che hai trovato la vera conoscenza, è un problema, diventa un problema. Quindi all'inizio è necessario, invece dopo è un ostacolo. Più
Quindi esiste una proprio un'energia inconcepibile, cioè nel senso che non è materialmente, ma dice, ma come? Ma il devoto capisce, la persona che è cosciente di Krishna capisce che effettivamente sono solo apparentemente contraddittori gli insegnamenti delle scritture. E poi vi direi anche un bellissimo passaggio dalla Chaitanya Charitamrita, nel quale Svarup Damodar Goswami, un grandissimo acharya, uno dei principali maestri, uno dei compagni più intimi di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna stesso, rivolge una bellissima preghiera a Chaitanya Mahaprabhu. Finalmente lui desiderava tanto stare con Chaitanya Mahaprabhu, si liberò dalle responsabilità, lui fu uno dei pochi infatti che visse sempre con Chaitanya Mahaprabhu. E quando alla fine riesce a raggiungere Chaitanya Mahaprabhu a Puri, si getta ai suoi piedi, gli offre, no? Gli offre i suoi omaggi di tutto cuore, e poi cita un bellissimo verso proprio, dice un verso importante. Sentiamo cosa dice, che è collegato con questa informazione, con questo argomento, come superare, come posso superare i dubbi che mi sorgono quando leggo le scritture. Svarup Damodar dice: Oceano di misericordia, si Chaitanya Mahaprabhu, che un risveglio della tua misericordia propizia faccia agevolmente sparire tutte le forme di lamento materiale. Grazie alla tua misericordia ogni cosa è o diventa, è resa pura e felice. Essa, la tua misericordia, risveglia la felicità trascendentale e copre tutti i piaceri materiali grossolani, no? Eclissa tutti i piaceri materiali grossolani. Con la tua misericordia propizia, controversie e disaccordi suscitati dalle differenti scritture sono annullati. Bellissimo. Quindi dice, con la tua misericordia e propizia, controversie e disaccordi suscitati dalle differenti scritture sono annullati. La tua misericordia propizia riempie il cuore di giubilo, facendo fluire dolci sentimenti trascendentali. La tua misericordia stimola sempre il servizio devozionale che è pieno di gioia. Tu stai sempre glorificando l'amore coniugale di Dio. Possa la felicità trascendentale essere svegliata nel mio cuore dalla tua misericordia senza causa. E Prabhupada spiega, dice, molto bello questo verso, eh? Questo come un elemento, se vuoi dire sconosciuto, molto esoterico, molto, no, misterioso per i filosofi, gli studiosi, gli accademici di questo mondo, molto misterioso la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu, no? Questo è un elemento che va al di là, trascende tutte le limitazioni materiali, ma reale. Il devoto può essere, ma può essere sperimentato da chiunque si ponga nel giusto atteggiamento. Qui dice, Prabhupada spiega, questo verso importante, citato dalla Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka, 8.10, descrive in modo particolare la misericordia senza causa del Signore. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur spiega che Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è la persona di Dio più magnanima, l'avatara più magnanimo, distribuisce la sua misericordia senza causa all'anima condizionata in tre modi, che si trovano nel verso, tre modi. Ogni essere vivente è triste nel mondo materiale, no? Triste, imbronciato nel mondo materiale, perché versa sempre nel bisogno. Si sottopone a un'incessante lotta per l'esistenza e cerca di minimizzare la sua miserevole condizione cercando di spremere il massimo del piacere da questo mondo. Ma l'essere vivente non trova mai il successo in questi tentativi. Dice, no, forse qualcuno ce la fa. No, mai. Nessuno ce la fa. Tutti provano a spremere il massimo di piacere da questo mondo, ma alla fine versiamo sempre nel bisogno, manca sempre qualcosa. Quindi non trova mai successo in questi tentativi. Nella sua misera condizione una persona a volte cerca il favore di Dio, la persona suprema, ma ciò è molto difficile da ottenere finché si è immersi nella condizione materiale. Quando però per la grazia del Signore si diventa cosciente di Krishna, l'aroma dei piedi di loto del Signore si espande
E in questo modo il materialista può ottenere di liberarsi dalle sue miserie. Vado avanti con la spiegazione, qualcuno potrebbe dire qualcosa su qualsiasi passaggio. Magari sentiamo voi poi se avete qualche riflessione o commento. Intanto finisco la spiegazione che è molto interessante. Quindi, quando però per la grazia del Signore si diventa coscienti di Krishna, l'aroma dei piedi di loto del Signore si espande e in questo modo il materialista può ottenere di liberarsi dalle sue miserie. In realtà la sua mente si è purificata dalla trascendentale connessione con i piedi di loto del Signore ed egli è illuminato dal servizio d'amore offerto al Signore. Esistono molte differenti categorie di scrittura, questo è il punto anche che riguarda quello che stiamo discutendo oggi, i dubbi, le contraddizioni, le scritture. Prabhupada dice, esistono molte differenti categorie di scritture e leggendole talvolta ci si sente perplessi. Quando invece si riceve la misericordia del Signore, la nostra perplessità si mitiga. Non soltanto le divergenze delle scritture si riconciliano, ma si risveglia una forma di felicità trascendentale e ci si sente completamente soddisfatti. Il servizio d'amore trascendentale impegna, quindi Bhakti Yoga, il servizio d'amore, impegna costantemente l'anima condizionata al servizio dei piedi di loto del Signore. Con un impegno così fortunato, l'amore trascendentale per Krishna si intensifica. Così la propria condizione si purifica completamente e ci si riempie di felicità trascendentale che si accompagna al giubilo dell'anima spirituale. Così la trascendentale misericordia senza causa di Sri Krishna diventa manifesta nel cuore del devoto. Da quel momento le esigenze materiali non esistono più. Anche il lamento che invariabilmente accompagna i desideri materiali svanisce. Il lamento e i desideri materiali vanno sempre invariabilmente. Chi ha desideri materiali c'è il lamento, perché non riesce, no, a soddisfarli, manca sempre qualcosa. Quindi, quando una persona effettivamente riceve, si situa, quando la misericordia senza causa di Sri Krishna diventa, si manifesta nel cuore del devoto, i lamenti se ne vanno. Con la grazia del Signore ci si eleva alla posizione trascendentale. E allora i sentimenti trascendentali del mondo spirituale si manifestano. Il servizio devozionale si rinsalda e ci si impegna, qui a diversi gradi, il servizio devozionale si rinsalda e ci si impegna con grande determinazione nel servizio trascendentale del Signore. In questo modo tutto coopera a risvegliare il cuore del devoto con l'amore per Krishna. All'inizio un'anima condizionata è priva della coscienza di Krishna ed è sempre triste mentre svolge le attività materiali. Più tardi, associandosi con un puro devoto, comincia a fare domande per conoscere la verità assoluta. Ha inizio così l'impegno nel servizio trascendentale del Signore. È per la grazia del Signore che tutte le concezioni errate sono vinte. No, di nuovo. Quindi quando c'è l'impegno nel servizio, per la grazia del Signore, il devoto viene illuminato, per la grazia del Signore, è per la grazia del Signore che tutte le concezioni errate, i malintesi, i fraintendimenti sono vinti e il cuore si pulisce dalla sporcizia materiale. Solo allora si risveglia il piacere dovuto alla felicità trascendentale. Per la misericordia del Signore ci si convince della validità del servizio devozionale. Quando è possibile vedere i divertimenti del Signore in ogni luogo, quindi qui siamo ancora più avanti, per la grazia del Signore le contraddizioni si risolvono, i dubbi se ne vanno, la persona si convince come risultato, si convince che il Bhakti Yoga, il servizio devozionale a Dio è la vera funzione, l'attività importante nella quale devo impegnarmi, dice. Avanzando, quando è possibile vedere i divertimenti del Signore in ogni luogo, cioè nel senso, vedere che il Signore, la mano del Signore in ogni cosa, tutto quello che sta succedendo intorno a noi, sono divertimenti di Krishna, nel senso, capito, è tutto mosso da Lui. Quando è possibile vedere
la mano del Signore in ogni luogo, quando è possibile vedere il divertimento del Signore in ogni luogo, ci si stabilisce saldamente nella felicità trascendentale. Quando scopriamo che è tutto ben organizzato, tutto perfetto, ci stabiliamo nella felicità trascendentale. A questo livello il devoto è liberato da ogni genere di desideri materiali e predica le glorie del Signore. Quindi naturalmente chi ha questa realizzazione naturalmente gli parlerà di Dio agli altri, cerca di diffondere e aiutare gli altri. Predica le glorie del Signore da un capo all'altro del mondo. Le attività della coscienza di Krishna producono il distacco dalle attività materiali e dal desiderio della liberazione. A ogni passo il devoto si sente in relazione con Dio, la persona suprema. Benché qualche volta un devoto possa essere coinvolto nella vita familiare, non è toccato dall'esistenza materiale. Quindi anche se una persona avesse responsabilità familiari, sociali, lavorative, dice, qualche volta dipende, dice, non è toccato quando ha raggiunto quella coscienza, si intende. Non è toccato dall'esistenza materiale, grazie al suo costante impegno nel servizio devozionale. Si raccomanda dunque a ogni persona di prendere rifugio nel servizio devozionale per diventare felici e liberati. Bellissimo. Quindi, per essere pratici, concluderei che con due consigli. Tempo siamo giusti, consigli pratici che anche che Prabhupada soleva dare anche ai suoi devoti che stanno cercando di praticare, stiamo cercando di capire, alle volte sorgono dubbi, leggendo appunto diverse scritture, troviamo contraddizioni, cosa possiamo fare? Qui Prabhupada ha già detto, il punto importante è applicare, cioè cercare di impegnarsi al servizio del Signore. Tuttavia è un processo graduale la purificazione generalmente e quindi ci vuole un po' di tempo per arrivare a avere questa completa convinzione, questa completa stabilità, no? Nella pratica. Nel frattempo, quando sorgono dei dubbi, che facciamo? Prabhupada, alle volte, spesso i suoi discepoli facevano domande, chiedevano chiarimenti su certi passaggi. Ecco, vediamo alcuni consigli dati da Prabhupada, dalle scritture, dice. Alcune possibilità possono essere, se leggiamo, troviamo dei passaggi che non ci risultano chiari nelle scritture. Un consiglio può essere rileggere più volte quel passaggio con attenzione. Prabhupada diceva, non hai capito quello che è scritto lì, quello che ho scritto in quella spiegazione? Rileggilo un'altra volta. Se ancora non l'hai capito, rileggilo ancora un'altra volta. Qualche volta diceva. E poi se ancora la vita legge ancora, non ho capito, 2 o 3 volte. Poi viene, io l'ho visto tante volte, mi è successo a me, ma anche tanti amici me l'hanno detto. Cioè effettivamente l'ho riletto e poi mi si è accesa la lampadina, no? Ho capito che cosa intendeva Prabhupada con quelle parole. Mi è sembrato, però era la comprensione giusta, infatti poi ho chiesto chiarimenti. Quindi una possibilità è rileggere più volte quel passaggio con attenzione, con partecipazione. Con fede, no? Con fede, qui sono persone straordinarie, non è che sono parole buttate lì, sono studiate. Prabhupada alle volte era ispirato da Krishna, molte cose venivano dette così, però alle volte valutava bene anche certi passaggi, considerando che poi il lettore cosa avrebbe, no? Mettendosi nella mente del lettore cosa avrebbe capito, e quindi alle volte sceglieva, cioè, a volte sempre sceglieva o oggetto o ispirazione, poi sceglieva con molta attenzione. Con molta attenzione le parole, no? Esprimendole in modo adatto, che non sia frainteso dalle persone. Anche se poi, come abbiamo detto, chi vuole cercare il difetto lo trova, ma lo trova lui, ma non c'è veramente. Pensiamo che ci siano delle contraddizioni, ma non ci sono veramente. Quindi un consiglio può essere, quando troviamo qualcosa che suscita dei dubbi, rileggiamo più volte quel passaggio con attenzione. Un altro consiglio può essere, dice, se non riesco a capirlo, no, lo stesso l'ho riletto ma non mi è chiaro. Ok, cerchiamo altre parti nelle scritture. Per esempio, bello nella Bhagavad Gita o negli altri testi, lo Srimad Bhagavatam, la Chaitanya Charitamrita, altri libri di Prabhupada, Nettara della Devozione, ci sono alla fine gli indici. Per argomento, quindi è importante studiare i libri in modo metodico. Quando un argomento non ci è chiaro,
Qualsiasi cosa sia, la mente, l'intelligenza, i condizionamenti materiali, i desideri materiali, l'anima, il corpo, no? Tutto quello che volete, i tre guna, la creazione del mondo, qualsiasi argomento. Cerchiamo altre parti delle scritture che riguardano lo stesso argomento, un argomento che stiamo studiando, non ci è chiaro, andiamo in altre parti delle scritture e vediamo cosa dicono, cosa dice Prabhupada, cosa dicono gli acciari, i maestri su quell'argomento in particolare, quindi possiamo leggere altre parti. Un terzo consiglio potrebbe essere chiedere chiarimenti a devoti più avanzati. Cerchiamo devoti più avanzati, più esperti, che praticano con serietà da più tempo, possono aiutarci a chiarire i dubbi. Un quarto consiglio possibile, sono tutti validi, questi tutti efficaci, pregare con fervore Krishna chiedendogli di darci l'intelligenza necessaria per capire. Magari sono da solo, non è facile avere a devoti di fiducia, non ho tante scritture. Va bene, Krishna, possiamo pregare Krishna di darci l'intelligenza necessaria per capire. Visto che deve esistere una risposta o una ragione in tutto quello che troviamo scritto nelle scritture. Cioè, se abbiamo un minimo di fede, dovremmo pensare che comunque quello che dice chi con le scritture ha una ragione. Se Prabhupada, un grande maestro così, un'anima liberata, gli altri acciari, i maestri, dicono queste cose. Se Krishna dice queste cose, Chaitanya Mahaprabhu, ci sarà una ragione. Quindi chiediamo a Krishna di darci l'intelligenza per capire. Un altro quinto consiglio potrebbe essere ricordiamoci anche, possiamo anche ricordarci, che siamo condizionati e che è normale per ora avere dei dubbi. Dovremmo stupirci, ma i dubbi allora vuol dire che non è valido qualcosa? No, è normale perché siamo condizionati. Poiché siamo condizionati, abbiamo difficoltà a capire questa scienza così pura, così sottile, la scienza spirituale, molto elevata. Anche i più grandi studiosi materialisti non riescono a entrarci, a penetrarla, è troppo difficile. Infatti, i libri di Prabhupada sono simultaneamente difficili e facili. Per chi li affronta con la coscienza materiale sono difficilissime, troppo complicato, troppi nomi, troppi concetti, troppa filosofia, capito? Alle volte sono dei bambini, qui abbiamo un bambino nella nostra congregazione, ha 7-8 anni, si è letto tutto lo Srimad Bhagavatam intero con le spiegazioni di Prabhupada, dice bello, no? Gli piace. Chiaro, fa molte domande ai genitori, fa molte domande, però gli risulta chiaro. Chiaramente avrà già praticato un po' di Bhakti Yoga nella sua vita precedente. Abbiamo anche altri ragazzi giovani, gli piace leggere anche le spiegazioni di Prabhupada, risultano molto chiare. Io intanto gli faccio delle domande e loro capiscono bene i punti essenziali. Non hanno una conoscenza elaborata, no, dettagliata, ma non fa niente. Non è che sia un grosso problema avere una grande conoscenza scritturale, l'importante è capire le cose importanti. E se una persona è devota, se una persona recita il santo nome, infatti anche questo bambino, questi bambini hanno un po', no? Pratica, fanno delle offerte alla loro piccola divinità in casa, hanno il loro altare, recitano poi il santo nome, ascoltano i kirtan, ascoltano le lezioni degli anziani, dei devoti. Quindi anche un bambino può capire, non è un problema. Quindi dobbiamo ricordare che se sono dei dubbi è anche normale, poiché siamo condizionati e abbiamo ancora qualche dubbio, è normale. Ma man mano che evolviamo, se ne vanno. E poi se un ultimo consiglio che si può dare è ricordarci, dovremmo anche ricordarci, che se continuiamo a seguire il processo autorizzato, Sadhana Bhakti, cioè se pratichiamo bene il Bhakti Yoga correttamente, gradualmente ma sicuramente ci purificheremo e i dubbi si risolveranno del tutto naturalmente. I dubbi se ne andranno, cioè non tutto riusciamo a capire subito. Mi ricordo io studiando libri di Prabhupada, li studio dall'inizio, però certe parti all'inizio erano arabo, dicevo, boh, ha detto Prabhupada, ha detto così. Ho chiesto dei chiarimenti, però non mi era ben chiaro lo stesso. Magari sono diventati più chiari 10 anni dopo. 10 anni dopo, continuando a praticare, certe cose le ho capite. 10 anni, 15 anni, dipende. I condizionamenti a diversi livelli e altri che non capisco adesso, molto più esoterici, speriamo,
se praticherò correttamente, ma seguirò bene il processo, sono fiducioso che poi potrò capire anche quegli altri aspetti, le parti più intime della scienza spirituale. Quindi questi qui sono alcuni consigli, possiamo seguirli tutti o qualcuno, rileggere più volte i passaggi con attenzione, quando troviamo qualcosa che ci crea perplessità, prendiamo altre parti delle scritture sullo stesso argomento, chiediamo chiarimenti ai devoti. Preghiamo Krishna di darci la capacità, l'intelligenza di capire. Ricordiamoci che siamo ancora condizionati, non possiamo capire tutto subito perfettamente. E ricordiamoci anche che se continuiamo a seguire il processo nel corso del tempo, diventerà molto chiaro. Bene, vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione. Hare Krishna, se c'è qualche dubbio, se c'è qualche dubbio o perplessità, o realizzazioni, commenti. C'è un commento da parte di Nicolas che dice: rinchiudersi ed isolarsi in un ideale non libera dal conflitto. La spiritualità si raggiunge solo quando ci allontaniamo da tutti i credi. Ci allontaniamo da tutti i credi e dove andiamo? C'è un punto interessante, è chiaro che non dobbiamo essere persone che, però, non so se Nicolas ha sentito all'inizio il primo punto che ha fatto Prabhupada, che dice il dubbio è una delle funzioni importanti dell'intelligenza, l'accettazione cieca di qualcosa non è prova di intelligenza. Quindi qui Prabhupada sta dando ragione al punto che fa Nicolas, sta dando ragione nel senso che uno non deve accettare un particolare credo, uno deve dubitare, fare le sue valutazioni bene. Ok, però dice, se però poi troviamo, Prabhupada aggiunge, se poi troviamo, quando troviamo, ma il dubitare non è molto favorevole quando si ottengono le informazioni dalla fonte appropriata. Perché se noi diciamo io mi allontano da tutto, dove vado? Qual è la proposta? Dove trovo la conoscenza vera? Dove trovo la verità? Dove trovo l'approdo? Dove vado a approdare? Dove trovo la soluzione dei problemi? Qual è la proposta? Quindi non bisogna essere seguaci ciechi, mi sembra questo che sia il punto positivo che sta facendo Nicolas, che non è prova di intelligenza accettare ciecamente un credo o l'altro, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di trovare la soluzione, di trovare una verità, qualcosa che dobbiamo trovare qualcosa sul quale approdare, qualcosa che ci dia veramente, non solo mentalmente, qualche forma di liberazione, trovare veramente soddisfazione, pace, equilibrio, stabilità. Quello dobbiamo trovarlo. Quindi Prabhupada dice anche dicendo, dice sì, una persona, uno studioso ha detto, ma allora qualsiasi tradizione religiosa va bene, una scrittura o l'altra, però sì, tutto va bene. Come dire, ma allora anche se non ne seguo nessuno va bene lo stesso? No, dice Prabhupada, tutto va bene, le 20 scritture o differenti tradizioni religiose, spirituali, sono come tante scuole, dice Prabhupada. Tante scuole, una o l'altra può andare bene, non devi essere, no, vincolato, come si dice, dogmaticamente attaccato a una cosa o all'altra. Deve essere aperto, ricettivo, ma dice, tutte una può equivalere all'altra, ma l'importante è che ne scegli una e l'approfondisci e la pratichi. Cioè, come dire, le scuole sono tanti tipi di scuole nel mondo, ma almeno una scuola deve accettarla, se no resti ignorante, se no restiamo ignoranti, restiamo condizionati. Quindi sì, una o l'altra va bene, però almeno una bisogna scegliere, almeno bisogna scegliere qualcosa di autentico se vogliamo il risultato. Da soli non ce la facciamo, bisogna capire questo e non è che ci vuole un'intelligenza acutissima per capire che la nostra intelligenza è limitata. Noi da soli non riusciamo a capire tutto, è impossibile, è impossibile. Sono troppe, troppe, è troppo complicata questa esistenza materiale, ci vuole un'intelligenza sovrumana, ci vuole qualcosa di divino, deve intervenire qualcun elemento superiore, altrimenti.
Da soli non ce la facciamo, questo è il punto. E qui possiamo discutere con chiunque su questo. Sì, tanti propongono, io sono il maestro di me stesso, mi arrangio da solo, ma io non ho mai visto nessuno che propone questo e poi diventa veramente liberato. Non ho mai visto, non si è mai visto. Quindi sì, non siamo seguaci ciechi, non è, però dobbiamo cercare di trovare la vera fonte. Buon viaggio a tutti, eh? Vediamo. Qualche altro? Bhaktin Manila dice: se ci si allontana da tutte le scritture e percorsi spirituali, la mente e quindi il nostro falso ego diventa il nostro maestro. E questo è quello che accade al giorno d'oggi. I miei omaggi, Prabhu, e grazie per il tuo servizio, Hare Krishna. Grazie a te Manila, hai centrato molto bene il punto, grazie, gentile. Bravissimo, bene. Quindi dobbiamo, come lo sai tu sicuramente, per questo hai avuto questa comprensione, dobbiamo essere aperti, vedere, cercare i buoni insegnamenti dovunque e poi approfondire, perché come Prabhupada ha detto molto chiaramente, dice sì, alcuni accettano anche, se gli piacciono gli insegnamenti della Bhagavad Gita, infatti le parole di Krishna manifestano una saggezza infinita, sono molto saggi, molto equilibrati, attraenti, però dice... Poi bisogna applicare quello che dice Krishna se vuoi comprendere bene tutto. Quindi giustamente, come dice Manila, noi siamo aperti a tutti gli insegnamenti positivi, validi, con la volontà, no, per avere il pieno successo, deve essere la volontà, il desiderio poi di applicare onestamente, secondo le nostre limitate capacità, quello che riusciamo, applicare questi insegnamenti nella nostra vita. E allora... c'è progresso, la grazia divina, la grazia divina, la misericordia divina si comincia a manifestare, l'intelligenza si illumina, cominciamo a capire che non ci sono veramente contraddizioni, è tutto ben organizzato, è giusto che sia così, sembrano contraddittori. Diciamo, tutti questi limiti che troviamo sono necessari proprio per proteggere la purezza del messaggio, della verità. Sono tante filosofie. Per tanti tipi di persone, le persone hanno tanti tipi di desideri e quindi sono tipi di proposte, di filosofie. No? È come sul mercato, sono tanti tipi di prodotti, ma chi vuole il prodotto buono, il migliore, deve farsi tutta l'esperienza, no? Deve capire qual è, no? Magari deve sperimentare diversi tipi di prodotti prima di arrivare al migliore, a quello che effettivamente soddisfa il suo vero bisogno. Così. Se c'è questo atteggiamento aperto, ricettivo, umile, onesto, disponibile a mettersi in gioco, perché infatti è molto più facile, la natura umana condizionata, sempre diamo, i problemi ce li hanno gli altri, non io, come ho detto, come dice Prabhupada, tutti pensano la loro intelligenza è perfetta e siamo a posto, capito? Chi pensa così è già fuori, chi pensa di essere già, di aver capito tutto è già perdente in partenza. Quindi non, lì non passa la grazia divina e quindi dovrà restare condizionato, insomma. Come dice chiaramente Krishna, ci avverte chi non ha fede, dice, per lui non c'è felicità né in questa vita né nella prossima. Qualcos'altro? Sì, c'è Paola Bonetti che dice: anche se non abbiamo brillanti abilità di conoscenza, la vicinanza di devoti anziani e ben radicati nella coscienza di Krishna aiuta la nostra evoluzione spirituale. Mi sembra sia un'affermazione della Sri Chaitanya Charitamrita. Questo processo accade a livello sottile. Perché inevitabilmente seguiremo e saremo influenzati dai loro esempi? Accade perché saremo sotto la loro protezione che deriva dalla misericordia di Srila Prabhupada e Krishna? Come accade questo a livello sottile? Grazie Prabhu per il tuo servizio. Grazie a te per le belle riflessioni. Come accade, cioè il concetto è come accade che cosa? Che noi ci radichiamo, diventiamo stabili nella coscienza di Krishna, e questo mi sembra di capire, giusto? Come accade che noi ci comprendiamo che questo è anche il percorso giusto? Allora, accade
Giustamente, come dice Paola, se noi facciamo le cose giuste, perché lo dice Krishna nella Bhagavad Gita, lo dice, cioè, stare, Chaitanya Charitamrita, i maestri autentici dicono sempre, un primo passo, abbiamo visto, un primo passo è, c'è una piccola fede iniziale, magari un piccolo interesse spirituale, ma il primo passo, cioè pratico, è Shraddha Sadhu Sangha, compagnia dei devoti, stare in compagnia con persone serie che praticano, è un primo passo pratico che mette in moto, diciamo, il progresso spirituale. Quindi, cosa succede? Se facciamo le cose giuste, cerchiamo la compagnia delle persone giuste, Dio, e quindi ci vuole umiltà per fare questo, eh? Ci vuole umiltà. Chi pensa di saper tutto, io dice non ho bisogno di nessuno. Chi ha quel po' di umiltà e si apre ed è disponibile a accettare guida, no? Ispirazione da altri, già si predispone bene e Dio che è nel suo cuore dice brava, brava, apprezzo questo tuo atteggiamento e quindi gli rivela, è una cosa, se vuoi dire mistica come abbiamo detto, una cosa spirituale, la grazia divina comincia a passare, la persona comincia a capire, effettivamente queste persone dedicate al Bhakti Yoga, al servizio a Dio, non sono persone comuni, sono persone speciali. No? Capiscono qualcosa che gli altri non capiscono, hanno un dono, dei doni in più, hanno una marcia in più, come dicono alcuni amici nostri, no? Dicono: sì, io sto insieme a tanti manager, persone di successo, materiale, persone, sono tante cose, ma i devoti, cioè le persone che hanno questa coscienza spirituale, e spesso loro stessi sono degli imprenditori o le persone che hanno attività nel mondo, ma i devoti, i Vaishnava, hanno una marcia in più, hanno un'intelligenza, una capacità in più. Ma questa è grazia divina. Sono persone, noi siamo persone comuni, non è che pensiamo di valere chissà cosa, è solo Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, abbiamo appena letto, Chaitanya Mahaprabhu con la sua grazia divina che illumina. Quindi, man mano che noi facciamo le cose giuste, e Paolo ha detto stare a compagnia dei devoti, studiare le scritture, ascoltare da loro le lezioni, quando facciamo le cose giuste, gradualmente è una cosa, come ho detto appunto, spirituale, una rivelazione spirituale che gradualmente si manifesta nella vita del devoto, diventa sempre più chiaro. Man mano che avanziamo. Succede. L'intervento è un intervento, noi capiamo per intervento della grazia divina. Da soli non ci arriviamo, ci vuole qualcosa di più. Ma col nostro buon comportamento invochiamo questa grazia, col nostro buon comportamento, facendo le cose giuste, invitiamo la grazia divina nella nostra vita. Spero che possa andare bene come risposta. Hare Krishna, grazie. Non c'è altro? Bene, vi ringrazio molto. Hare Krishna, grazie per l'ascolto.